Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Dalle 8.30 alle 10.30. Cronaca e curiosità. Eccoci qua, sono le 8.32 di martedì 5 novembre 2019. Buongiorno da Marco Morosini in studio per la rassegna stampa di Radio Nuova in Blu. I quotidiani locali, cartacei e online, e poi in chiusura anche uno sguardo alle previsioni meteo. Da prima i quotidiani cartacei, le prime pagine, Corriere Adriatico, edizione maceratese, maxi giro di eroina a Macerata, chiuso il cerchio sui nigeriani, in 12 finiscono davanti al giudice, la banda aveva messo le mani sulla città. Ancora da Macerata, cartelli abusivi, Marchiori all'attacco, più decoro e poi la folla in chiesa per i funerali del tifoso biancorosso. La fotonotizia invece dedicata al lutto, addio a Vanni, era il conte Leopardi, ha curato il patrimonio culturale della famiglia. L'ultimo saluto domani a Montemorello, Recanati, come dicevamo, in lutto, il pronipote del poeta aveva 77 anni. Torrentino, sorelle investite sono gravi, residenti, strada incubo, incidente nelle vicinanze di Palazzo Europa, sono state trasferite all'ospedale di Torrette. E poi a Civitanova, via libera all'assunzione di 3 nuovi vigili urbani, sicurezza, graduatoria pronta. Resto del Carlino Macerata, la fotonotizia, addio al conte, dolore infinito, morto Vanni Leopardi, discendente di Giacomo. Le auto tornano in centro a Macerata, ma mancano i parcheggi. E poi San Severino, giovane volontario di protezione civile ucciso dalla malattia. Torrentino, atti osceni di fronte a una ragazzina. Il crack Banca Marche, goff in aula, medio leasing, manomesso i software delle delibere. A Macerata via Cioci ha rapinato una studentessa, rimesso in libertà dopo pochi giorni. Porto Recanati, dipendente palpeggiata, ristoratore sotto processo. E poi lo sport, il calcio, comanda la Recanatese, pensiamo da squadra. Volley, prima Latina, poi Perugia, Tour de Force per la Lube. Queste le principali notizie di oggi ed ora approfondiamo il tutto. E partiamo dal resto del Carlino Macerata, l'addio al conte, morto Vanni Leopardi, una vita per la poesia. Il discendente di Giacomo aveva 77 anni, si è arreso alla malattia nella casa di famiglia, il suo impegno per la cultura e per l'ambiente. Si è spento dunque ieri mattina il conte Leopardi, la morte sopraggiunta a Recanati nella casa di famiglia dopo una breve malattia in cui gli sono stati a fianco la figlia Olimpia, il fratello Mimmo, con il sostegno dei nipoti, dei parenti, degli amici più stretti. Il profilo del conte Vanni, da sempre impegnato nella difesa dell'ambiente, aveva tentato anche l'avventura politica, ma insomma, laureato in scienze politiche, era anche agricoltore per passione, era impegnato nell'azienda di famiglia che da 500 anni produce olio, vino e cereali. Conte Vanni, come dicevamo, lascia la figlia Olimpia, fratello Mimmo, la salma è stata composta nella cappellina di famiglia che funge da camera ardente, aperta solo da amici e parenti stretti. L'ultimo saluto domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria di Montemorello. Ha saputo custodire l'eredità di Giacomo, il ricordo di Corvata, presidente del Centro Nazionale Studi Leopardiani. Vanni aveva un profilo nobile, ma sapeva essere cordiale con tutti. In casa lavorava con gli operai, viene ricostruito il tutto con l'intervista appunto a Corvata e la storia appunto di Vanni Leopardi, la candidatura con i Verdi alle europee e provincia e a Recanati, in segno di lutto, Mosei, chiusura al pubblico per 2 giorni. Persona fuori dal comune, ci mancherà il ricordo anche dell'avvocato Tanoni, pagina 5 della Carlino Macerata. Per tutti era Vanni, solo dopo Leopardi. Il sindaco Bravi amava Recanati, siamo vicini alla famiglia. Il governatore delle Marche Ceriscioli lascia un vuoto difficile da colmare, riferisce, ha rappresentato l'anima dei marchigiani. Andiamo ora a Macerata, il Pedibus conquista anche Santa Croce. A scuola a piedi, ieri il debutto per gli alunni dei Fratelli Cervi, ad accompagnarli i volontari del Servizio Civile Europeo. Dunque il progetto Pedibus comincia a espandersi e ieri per la prima volta è partito dal nuovo bus, un nuovo bus umano dal Borgo Ficana. Ad accompagnare i bambini, i volontari, 4 volontari del Servizio Civile Europeo che svolgono attività di volontariato con la associazione Grucca Onlus e che vivono proprio nel borgo. La coordinatrice, una mamma, Roberta Pieroni, serve la disponibilità dei genitori, il progetto parte dal basso. Dal camminare a piedi alla camminare, tra virgolette, in auto e le difficoltà appunto in centro storico. In ogni modo ci sono
cambiamenti. Bene la ZTL Soft, ma mancano i parcheggi. Da ieri semaforo verde per le auto, residenti e commercianti soddisfatti, subito misure per aiutare chi vive dentro le mura. Semaforo verde dunque sulla ZTL in centro, che sarà ridotta per permettere l'accesso alle auto in due fasce orarie. Fino al 29 novembre si potrà entrare dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20, ma solo da lunedì al venerdì, perché nel fine settimana il divieto di transito torna H24. A pagina 7 le reazioni dei residenti e di coloro che si trovano a transitare in centro. Ancora avanti, sempre dalle colonne del Carlino, l'omaggio alle forze armate e al tricolore a Macerata, l'autorità e studenti protagonisti della cerimonia per il 4 novembre al monumento ai caduti, liceali dei Leopardi, basta guerre. Veniamo al caso crack di Banca Marche. Manomesso il software di Medio Leasing, la ricostruzione dell'ex DG Goffi. Le delibere per i finanziamenti c'erano, ma nessuno le aveva votate. Insomma, le delibere formalmente c'erano, ma nessun organo le aveva fatte. Esistevano solo al computer. C'era stata una manomissione del software gestionale di Medio Leasing. Quando mi sono accorto, lo denunciai subito anche alla procura. Così Luciano Goffi ha parlato ieri in tribunale davanti al collegio penale, dove testimone nel processo per il crack di Banca Marche, arrivato a dibattimento ormai da un mese. A Macerata, studentessa rapinata in via Cioci, l'accusato rimesso in libertà dopo pochi giorni. Il giudice impone l'obbligo di firma a Riccardo Federico Carelli. Provincia Tolentino, esibizionista importuna una ragazzina. L'uomo è stato subito rintracciato ed ha ammesso il fatto. Non so cosa mi sia preso. I carabinieri hanno sequestrato il suo computer. Avrebbe fatto manovra con il furgone, avrebbe attirato l'attenzione di una ragazzina e le avrebbe mostrato che si stava masturbando. Per quest'ora è nei guai una 36enne di Civitanova. È vero, ha detto lui in procura, non so cosa mi sia preso. Sempre da Tolentino, le sorelle investite sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nella zona di Palazzo Europa. Le due anziani di 85 e 90 anni sono state portate a Torrette. E poi c'è anche il punto sul maltempo, il forte vento di ieri, alberi caduti, vigili del fuoco al lavoro su tutto il territorio, chiuse anche alcune strade. San Severino Marche, giovane papà ucciso dalla malattia. Simone Stracci aveva 47 anni, era un assicuratore volontario della Protezione Civile, è deceduto all'hospice. Avrebbe compiuto 47 anni il 30 novembre, ma da tempo combatteva con la malattia. Sempre da San Severino, l'opera del pittore settempedano Lucio Tognacci vola a Varsavia. Il ritratto di Virgilio Puccitelli sarà esposto da domani al Royal Castle Museum. A Corridonia, piano antismog tra tre le zone compromesse. Presto un'ordinanza sulle limitazioni al traffico. Salute pubblica e protezione naturalistica. In arrivo a Corridonia i provvedimenti antismog. San Ginesio, impianto rifiuti, serve chiarezza, vicenda GEA, la minoranza ha presentato un'interrogazione, ci sono ancora punti che vanno spiegati. Il gruppo consiliare di minoranza San Ginesio in Movimento chiede chiarezza all'amministrazione sull'impianto di trattamento dei rifiuti. Andiamo ora a San Severino, erano uomini coraggiosi le celebrazioni per i caduti, il 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, serve responsabilità civica. A Civitanova il no all'albero finto, rispettiamo la tradizione. Aspettando il Natale l'assessore Gabellieri interviene dopo la proposta lanciata dalla Lipu. L'abete ci viene donato dai gemelli di Esini. Insomma, albero di Natale finto in piazza 20 settembre, l'assessore Maica Gabellieri, pur riconoscendo la bontà della proposta, esprime dubbi sulla realizzazione. Lite alla Civita S, arrivano i carabinieri, violento faccia a faccia tra vertici della società, mentre il piano terra era gremito di cittadini in coda. Carabinieri negli uffici della Civita S, ieri, dove è andata in scena nella tarda mattinata una furibonda litigata tra il presidente della CDA, della società comunale che gestisce i tributi, e il capo degli uffici amministrativi. Sempre da Civitanova, il Banco Marchigiano, realtà in forte crescita, questo è il titolo di pagina 16 del Carlino Macerata. L'istituto di credito ha ricevuto una nomination per le Fonti Awards, concorrerà nella categoria speciale eccellenza dell'anno. Ancora avanti, Recanati, ex convento, prospettive di recupero. Il primo cittadino dopo la decisione del Consiglio di vendere alla Fondazione Ircher una piccola area verde. Siamo ottimisti, riferisce. E poi la cerimonia del 4 novembre a Recanati, le polemiche dopo il discorso di Bravi. Il sindaco ha infatti rispolverato l'antifascismo facendo riferimento alla cena di Acquasanta, di cui ovviamente ne abbiamo parlato e di cui ci siamo occupati.
A Porto Recanati, ora, ragazza palpeggiata in cucina, ristoratore a processo, è accusato di aver messo le mani addosso a una studentessa dell'alberghiero. L'altra versione, titolare del locale, respinge gli addebiti acquisiti, i messaggi inviati dalla giovane ai familiari dell'uomo. 8:41 minuti, passiamo ora al Corriere Adriatico. Qui nel primo piano Macerata, un fiume di droga, appunto, a Macerata. Chiuso il cerchio sui nigeriani, in 12 finiranno davanti al giudice, sotto accusa anche Osegale, Awelima e Desmond. Le indagini partite dopo la morte di Pamela. La banda aveva messo le mani sul capoluogo. Sulla base di quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, ai 12 nigeriani indagati vengono contestate centinaia e centinaia di cessioni di eroina e un caso anche di marijuana avvenute tra il 2017 e il 2018 a Macerata, che avevano fruttato svariate migliaia di euro all'anno ai pusher. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei pusher identificati, anche i consumatori. La famiglia Mastro Pietro, a pagina 3, chiarezza sulle comunità, ha lanciato un appello alle istituzioni, chiesti maggiori controlli, ancora nessuna risposta alle interrogazioni di Leonardi e Malaigia. Sempre sul tema, appunto, delle dipendenze, c'è invece un progetto positivo, una buona notizia. Build the Future, il comune punta sulla prevenzione, lotta alle dipendenze tra i giovani, domani inaugurazione della Factory. I manifesti abusivi, multa annullata, l'ente pagherà le spese processuali, la polemica, il consigliere Marchiori attacca, il comune non si è costituito in giudizio e non ha difeso l'operato dei vigili. Manifesti abusivi che tornano ad imbrattare la città, vigili urbani che sanzionano l'illecito comportamento, scatta l'impugnazione, il comune perde la causa davanti al giudice di pace ed è costretto anche al pagamento delle spese processuali. Andrea Marchiori, consigliere comunale in quota Lega, denuncia quanto accaduto. Ambulanti in via Armaroli, siamo sempre a Macerata, noi siamo aperti al dialogo, restyling del mercato delle erbe, gli esponenti della città di tutti, vigileremo sul loro ritorno in centro. E poi il cordoglio, una folla per l'ultimo saluto a Mauro, il fratello, oggi abbiamo perso tutti, cortea, cerimonia funebre a Sacro Cuore, sulla barra dell'ex calciatore, la sciarpa della maceratese. La cerimonia, celebrata alla festa dell'Unità Nazionale, a Caldarola la medaglia per Sambuco, a Macerata una mattinata con tutte le autorità e il prefetto Rolli al monumento ai caduti. Ancora notizie nel panorama marchigiano, a pagina 11, l'addio al conte Vanni, l'ambasciatore di Casa Leopardi, recanati in lutto, il pronipote del poeta aveva 77 anni. A Morrovalle non abbiamo strutture di accumulo, qui occorre una strategia comune, il presidente del consorzio di bonifica, sediamoci intorno a un tavolo, si rischia di navigare a vista. Stato di emergenza idrica in provincia? Direi proprio di no, è la risposta secca del presidente del lato 3 Marche, centro Macerata, Stefano Montemarani. Due anziane sorelle travolte da un'auto, portate in gravi condizioni a Torrette, l'incidente nella zona di Palazzo Europa, Tolentino, residenti, strada pericolosa, si faccia qualcosa. E poi a Camerino la lotta senza quartiere al degrado, Sborgia ordina la pulizia, del verde oggi ogni privato deve occuparsi dell'area di sua pertinenza entro il 3 dicembre, poi scattano le sanzioni. A Civitanova bisogna migliorare la viabilità per il rilancio del commercio. Pennesi, presidente dei negozianti del centro, d'accordo con Borroni sul problema del caro affitti. E poi c'è il via libera, sempre Civitanova, al bilancio consolidato, 3 nuovi agenti per la polizia locale. Graduatoria definitiva dopo una lunga selezione, concorso vinto da 2 donne e da un uomo. A Porto Recanati il cartellone, presepe in piazza Brancondi e tante iniziative per i bambini, l'assessore Sabatini, mercatini, dal 1 dicembre il Natale sarà tutto dedicato alle famiglie. E poi sempre a Porto Recanati l'udienza, avanzo sessuale a una stagista, ristoratore, finisce sotto processo, l'uomo avrebbe toccato il sedere a una giovane che all'epoca lavorava nel locale Porto Recanatese. Passiamo ora ai quotidiani online e ripartiamo da cronachemaceratesi.it, la notizia di punta. È morto il conte Vanni Leopardi, custode del patrimonio del poeta, il discendente di Giacomo, aveva 77 anni, era malato, i funerali si terranno mercoledì 6 novembre alle 16 nella chiesa di Santa Maria di Montemorello, nella piazzuola sabato del villaggio. Tanti i messaggi di cordoglio. Ancora notizie da cronache maceratesi, muore a 46 anni stroncato da una malattia, San Severino Simone Stracci si è spento nella notte all'hospice. Ancora avanti, le forti raffiche di vento, albero cade sulla provinciale, traffico bloccato per circa un'ora all'altezza di località Macchie sulla 78, nei pressi di Ripe San Ginesio, danni anche a Torrentino, una pietra è caduta da tetto di un edificio lesionato dal sisma, chiusa la strada che va verso Contrada San Giuseppe per una grossa pianta.
La mia vita in Antartide tra pinguini e ricerca scientifica, l'intervista alla ricercatrice montefanese Silvia Illuminati. E poi, al Tolentino investite sulle strisce, due sorelle trasportate a torrette, l'incidente di fronte ai giardini John Lennon poco prima delle 9 di ieri. In 500 a Macerata per l'addio a Mauro abbiamo perso tutti. Dolore nelle parole del fratello al funerale del quarantenne morto sabato. picchionews.it, anche qui il punto sulla morte del conte Vanni Leopardi, recanati in lutto. E l'investimento, il doppio investimento a Tolentino in Piazza d'Europa, dove è arrivata peraltro l'eliambulanza. Voce ai commercianti di Civitanova, novità è una doppia offerta al cliente, la ricetta vincente dell'AEM. Ancora avanti, ladrinazione a Tolentino, furto messo a segno in una abitazione nella serata di ieri in via Aldo Moro. Caldarola celebra il 4 novembre una cerimonia ufficiale. Caldarola ha voluto ricordare i caduti di tutte le guerre. mtv.it, quotidiano online legato alla diocesi di Macerata, l'emittente che trasmette sull'89 del digitale terrestre. In primo piano UniMC al via in questi giorni il servizio Biblioorienta. E poi, tra le altre notizie, ricostruzione bolognola, finite le case di Villa Marconi. Tra gli eventi, a Passimenti Aperti, la 13ª edizione, in programma il 10 e il 17 novembre. E poi le Marche, la Regione Marche, sempre più green, presentati i dati sull'ambiente e dell'ARPA. Naturalmente ci sono anche tanti altri articoli e servizi televisivi da vedere e rivedere. mtv.it. cronachefermane.it, le notizie dal Fermano, la Steat ha deciso, eserciterà il diritto di prelazione, area ex stazione strategica, a Fermo, la scelta confermata dall'assemblea dei soci tenutasi nella sede in via Giovanni da Palestrina. Auto vola fuori strade, si ribalta, soccorsa una ragazza, il sinistro sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, l'incidente è avvenuto intorno all'una di notte lungo la strada che collega Torre San Patrizio alla Mezzina. Un altro incidente a Fermo in via Trieste, tre feriti, arrivano 118 e carabinieri. Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Fermo, Filippi, giovani pronti a recepire i giusti valori, crediamoci. cronachancona.it. Partiamo ora da Ancona, il caos sul bus, straniero insultato e minacciato con un coltello, la tua razza non deve esistere, è accaduto attorno alle 18 sulla linea C mentre la corriera stava transitando sulla Flaminia. È stato un passeggero italiano a scatenare la sua ira contro un gambiano di 20 anni, il conducente è stato costretto a fermare il mezzo, sul posto la polizia. Trovato sotto l'asse di un tir clandestino soccorso al porto, si tratta di un afghano ad Ancona di 26 anni, scoperto durante un controllo su una nave appena attraccata al porto. Ancora avanti il corto dorico, eventi, premi, ospiti d'eccezione, ecco la 16ª edizione presentato l'evento, gli appuntamenti del Cinefestival di scena alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 30 novembre all'8 dicembre. Ancora notizia, Fabriano, ambulatorio pediatrico sospeso, il sindaco Santarelli sporge querela dopo aver verificato che il servizio risultava privo di personale e quindi non operativo. Il primo cittadino ha formalizzato la denuncia per sospensione di pubblico servizio. Chiama il carro attrezzi dopo un incidente, il conducente arriva ubriaco, Ancona, è accaduto l'altro ieri sera sulla strada provinciale 4 dopo che una 19enne lo aveva chiamato per il recupero dell'auto finita fuori strada. Passiamo ora alle 8:50 minuti alle previsioni meteo, come appunto promessovi in apertura di questo spazio informativo. Il sito di riferimento è geofisico.it, Centro di Ecologia e Climatologia, Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata. Le previsioni per la giornata di oggi, martedì 5 novembre 2019, sulle Marche, alternanza di parziali annuvolamenti e di ampie schiarite, venti moderati sud-occidentali, temperature in lieve aumento, mare mosso. Le previsioni per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre, sulla nostra regione avremo condizioni di variabilità con annuvolamenti prevalenti associati a piogge, soprattutto sulle zone montane e su quelle interne. Venti moderati occidentali, temperature in calo, mare mosso. Con il meteo si chiude la rassegna stampa di oggi, ma vi ricordo che l'informazione locale torna su queste frequenze alle ore 10 con la seconda parte di Oltre i Titoli. In studio troverete Roberta Foresi. Appuntamento in replica anche alle 13:30 e alle 20. E poi il giornale radio locale alle 12:30, 18:40 e 22. Marche Infinita Cultura. Infine la rubrica dedicata agli eventi in programma sul nostro territorio in onda alle 13:10, 17:15, 19:40. Contenuti disponibili sul nostro sito radionuova.com dove potete ascoltare
ascoltarci via streaming, leggere tutte le ultime notizie. Naturalmente, se volete ascoltarci tramite dispositivo mobile, l'app da installare è TuneIn, impostare Radio Nuova in blu come vostra radio preferita, ascoltarla in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo voi vi troviate. È tutto da parte di Marco Morosini Studio, grazie per la cortese attenzione. A tutti una buona giornata.